giorno reca discussione sulla mozione numero 317 Ciriani ed altri sul cashback. Ha facoltà di parlare la senatrice Lauti per illustrare la mozione per 5 minuti. Prego, senatrice. Sì, grazie Presidente. Finalmente in un'aula deserta arriva la mozione presentata il 26 gennaio, sottoscritta anche fortemente voluta dai colleghi di Lega e Forza Italia, per un totale che ha superato oltre un quinto dei membri presenti in Senato, il che avrebbe dovuto dare a questa mozione il diritto della procedura abbreviata, ovvero la discussione entro 30 giorni. Ciò non è stato, non è stato rispettato il regolamento del Senato e soprattutto ricordo almeno 4 conferenze dei capigruppo in cui Fratelli d'Italia ha chiesto la calendarizzazione della mozione e tutto ciò è stato respinto. Ecco perché dico oggi finalmente in aula, ma veniamo al merito perché ho pochi minuti e spero di convincere anche i riottosi, sorprendentemente riottosi, che la mozione non solo è una proposta fattibile, è di buon senso, è utile, è necessaria e aggiungerei che è attesa da chi è fuori di qui. La contestualizzo velocemente. La legge di bilancio per il 2020 ha previsto di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, il piano italiano del cashless, ovvero un rimborso in denaro per le spese effettuate appunto con tali strumenti. All'interno del piano la misura più popolare, più nota, è proprio quella del cashback, ovvero del rimborso del 10% su transazioni effettuate con moneta elettronica con un massimale di 150 euro. Per il cashback il governo ha stanziato ben circa, diciamo, 5 miliardi per annualità 21-22 da erogare nel PNRR. Ma e qui viene uno dei punti. Intanto non ha ottenuto gli effetti ispirati, ma soprattutto il cashback non risponde alla finalità dichiarata, ovvero quella di rappresentare uno strumento di lotta all'evasione fiscale. Come dire, è come minacciare con una pistola ad acqua. E ancora, premesso che noi non condividiamo coloro che hanno voluto mettere un tetto al contante, voglio ricordare che persino la BCE ha stigmatizzato l'importanza del ruolo del contante per alcuni gruppi sociali, ovvero il cashback, secondo la BCE, non terrebbe nella debita considerazione che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali che per varie legittime ragioni preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Lo dice la BCE, non lo diciamo noi. Ma vengo agli impegni del governo. La mozione impegna il governo a sospendere il piano cashback e a destinare i 5 miliardi stanziati per sostenere le categorie in crisi. Ecco, questo è il punto. Attenzione, ed è anche molto semplice, perché lo voglio dire con chiarezza che oggi quest'Aula, con il suo voto favorevole, contrario, di astensione, si assume una responsabilità, ovvero ci si assume la responsabilità se sostenere concretamente le categorie e le attività chiuse per Covid e anche il fatto di aggiungere 5 miliardi a quegli insufficienti e mortificanti 11 miliardi dei ristori, briciole insomma rispetto ai danni, la responsabilità di non aver dato una roadmap per la riapertura, la responsabilità del fallimento di alcune imprese costrette ancora a pagare costi fissi come affitti e bollette, insomma una responsabilità molto precisa e importante.
E allora io vi dico, concludendo, purtroppo il tempo è finito, che uso, anzi abuso di una storica metafora, perché tanto è sempre lì che si arriva, nei secoli, fino a ieri pomeriggio, alle manifestazioni che ci sono state: il popolo ha fame ma non ha più pane. Chi oggi vota no si assume la responsabilità di rispondere: non vi lamentate, avete la riffa, la lotteria degli scontrini e lo spreco vergognoso del cashback che qualcheduno eventualmente ha deciso di non dare a chi lo merita, a chi soffre, a chi sta per chiudere, a chi fa i sacrifici, a chi appunto non ha più pane. Pur condannando le violenze di alcune manifestazioni, non si può non condividere l'esasperazione e provare solidarietà con chi è stato chiuso per decreto, non è stato indennizzato e non sa cosa mettere per i figli in tavola ogni giorno. Mettetevi la mano sulla coscienza quando votate oggi. Grazie. Grazie, senatrice Nau.